Cosa dire, oggi qui a Galatone con l'associazione Verbulandia Art parte un evento con delle opere meravigliose, opere dove ci sono degli artisti che sono riusciti ad arrivare ai nostri cuori, soprattutto ai cuori dei critici che ha invitato Regina Resta a questo bellissimo palazzo. Vi consiglio di venirla a visitare. Buongiorno a tutti, innanzitutto sono Guido Mattioni, sono giornalista per tanti anni, 36 anni di giornalismo alle spalle e scrittore, oggi dedito alla narrativa. Hanno ritenuto di premiarmi quest'anno qui a Galatone con un premio alla carriera e ovviamente ringrazio molto la giuria che mi ha ritenuto degno di questo premio, che giunge, diciamo, appunto dopo una lunga carriera, al termine di una lunga carriera giornalistica nella quale penso, insomma, di aver iniziato con grandi maestri come Indro Montanelli e penso che mi abbia, diciamo, di aver lasciato qualche cosa di positivo. Sono particolarmente lieto del fatto che il premio si svolga a Galatone in Puglia, una regione bellissima che, diciamo, come tutte le regioni del sud, io da uomo del nord amo moltissimo, amo profondamente, amo la terra e la gente del sud e quindi sono molto felice di essere qui, è una grande opportunità che ringrazio tutti. Sono onoratissimo di partecipare a questo grande evento che rispecchia grandi valori della cultura di questa regione che la amo moltissimo e a parte questo anche rispecchia anche che ci sono delle risorse umane da scoprire, soprattutto i giovani d'oggi, che bisogna puntare su di loro perché loro la risorsa del paese, il nostro patrimonio principale. Ringrazio la poetessa Regina Resta che mi ha scelto come premiato per partecipare a questo evento, il sindaco del comune, ovviamente la giunta del comune tutta compresa e la regione e la provincia, e spero di lavorare sempre per la cultura della pace, perché senza la cultura della pace non possiamo sperare in un mondo migliore. Senza pace diventa il mondo oscurato dalle tenebre e questo non vogliamo lasciare ai nostri figli. La risorsa del futuro e il nostro amore più grande sono sempre loro. Sono arrivato da poco ma posso solo ringraziare perché finora l'accoglienza è stata stupenda e mi sono venuti a prendere la stazione addirittura a Lecce e sono tornato in questo Salento che io adoro da sempre. Adesso sono 3 anni consecutivi che vengo, un'accoglienza veramente unica che solo nel Puglia si può avere. E tra l'altro mi sono ospitato in una specie di reggia, quindi faccio i complimenti agli organizzatori, alla regina che è stata bravissima sia a organizzare che così nell'accoglienza, e per ora faccio tanti auguri a tutti, poi ritornerò a parlare. Sicuramente dove c'è poesia, dove c'è prosa, dove c'è cultura in generale, le istituzioni, seppure in un momento molto difficile, hanno, diciamo, l'obbligo morale, devono rispettare un impegno che è quello di spendersi e di poter collaborare, sostenere iniziative che evidentemente aprono nuovi orizzonti per le nostre realtà ricche di diciamo beni culturali straordinari, che vanno contenitori quindi straordinari, che vanno naturalmente riempiti di iniziative altrettanto valide, altrettanto suggestive, e credo che il Festival dell'Arte e della Cultura, credo nel senso che sono convinto, possa rappresentare un esempio in termini di impegno ma anche di lungimiranza nel coinvolgimento di importanti artisti e autorità. Innanzitutto ringrazio le persone che mi hanno mandato l'invito a questo evento per me particolare. La signora Regina Resta, presidente dell'associazione Verbum Art, e poi il sindaco di Galatone. Ringrazio in modo particolare tutti coloro che hanno contribuito a questo evento, quelli che sono che hanno deciso per questa targa di carriera e anche per la scrittura. Ringrazio il presidente della provincia, ringrazio la giuria che ha contribuito, quindi ha valutato questo diciamo il mio quinquennale periodo
a Roma, dove ho dedicato molto tempo anche alla regione Puglia. E in modo particolare vorrei ringraziare la dottoressa, professoressa Rosa Alò, console onorario della Repubblica di Croazia. E quando il Salento mi invita, io non vengo, corro perché lo scenario è speciale, quindi vengo tanto volentieri. E infatti anche questa volta è incantevole, una mostra speciale, una mostra veramente di autori non improvvisati, ma ammiravo delle tele, e poi ci sono anche delle sculture particolarmente di pregio. E poi la seconda parte della serata sarà anche animata da tantissime sorprese, per cui ringrazio gli organizzatori, complimenti e auguri sempre alla dottoressa Resta, perché il suo percorso di lavoro sia privo di delusioni, ricco di entusiasmo e di soddisfazioni. Buonasera, io sto qui a Galatone per ricevere un premio e sono molto contento, onorato. Questa è la città di Antonio De Ferraris, del Crocefisso, del Palazzo Marchesale. Sono felice, contento dell'affetto, della stima immeritata che mi si dimostra spesso qui nella West Coast salentina. Io vengo dalla East Coast. Guardi, io non so perché sia stato premiato, io non credo molto ai premi. In realtà sono venuto più perché hanno insistito nell'essere qui, poi Galatone mi piace molto, e poi quando si parla di cultura per me è un fatto molto interessante. Non so se accetto il premio, non so se poi c'è questa motivazione un po' triste, premio per la carriera. Cioè, il termine carriera anche qui mi è troppo pesante, e dunque sono venuto per farmi spiegare e forse per problematizzare il concetto di carriera, in un termine in cui noi non dobbiamo essere carrieristi, ma dobbiamo essere soltanto a servizio della grande comunità umana.